Il 93% di noi ragazzi pensa che il comportamento di tutti, ma proprio tutti, abbia un impatto sul pianeta in cui viviamo. La condivisione può essere il valore aggiunto per rendere questo impatto positivo? Per approfondire il rapporto tra sostenibilità e condivisione, i ragazzi sono in viaggio per incontrare Alex Bellini, un esploratore che ha realizzato imprese in tutto il mondo per riscoprire il senso della natura. Oggi assistiamo a dei cambiamenti repentini, improvvisi, anche esponenziali, ed è forse la prima volta in cui l'uomo si trova ad avere tra le sue mani il proprio futuro. Un gruppo di ragazzi, tre osservazioni su cui riflettere insieme, una domanda sul futuro a tracciare la rotta e un punto di partenza, il campus di H-Farm. Benvenuti nella We Generation. Siamo una generazione che si impegna per combattere le sue battaglie. Il 76% di noi ragazzi preferisce sostenere realtà eco-friendly e sostenibili. Anche le piccole scelte quotidiane sono importanti per la generazione più attenta alla salvaguardia dell'ambiente. Grazie alla tecnologia siamo in grado di cambiare le nostre abitudini. La tecnologia è uno strumento che ci permette di fare di più con meno. Tutta questa grande corsa verso la sharing economy è un piccolo passo verso un futuro più ecosostenibile. C'è un esploratore italiano che da solo ha visto un deserto, alcuni ghiacciai e addirittura ha concluso la traversata a remi di due oceani. E non si è fermato. Oggi ha deciso di intraprendere l'avventura più importante di tutte, sensibilizzare sul futuro del nostro pianeta. Mi chiamo Alex Bellini, ho 41 anni e di professione sono un esploratore. Il progetto a cui sto lavorando in questi anni si chiama Ten Rivers, One Ocean e lo scopo è quello di navigare i 10 fiumi più inquinati di plastica al mondo. Il desiderio è quello di accompagnare quante più persone possibile in un viaggio. Al centro non c'è l'uomo, c'è il pianeta Terra. Alex trasmette a tutti con le sue grandi imprese messaggi importanti sulle questioni ambientali che avvicinano molto i giovani a questo tema. La condivisione di risorse è una risposta concreta e molto semplice da realizzare per ridurre consumi e sprechi che sono alla base dei problemi ambientali che stiamo vivendo. Tu sei avventuriero ed esploratore, ci racconti un po' l'esperienza che più ti sta a cuore. Ci incuriosiva molto il fatto che stai navigando questi fiumi con delle imbarcazioni fatte da te con materiali riciclati. L'80% della plastica che inquina oggi gli oceani non ha origine nell'oceano, ha origine proprio dai fiumi. E sono i 10 fiumi che sto navigando quelli che contribuiscono per la maggiore. Come su una zattera che mi autocostruisco di volta in volta, sono andato in India per navigare il primo dei 10 fiumi, il Gange, ma nel giro di poche ore mi sono reso conto che da solo io non ce la potevo fare a costruire una zattera. La magia, forse la scintilla generatrice del concetto di We, è nata in una maniera molto spontanea quando un signore locale si è avvicinato e mi ha stretto un nodo e questo ha dato coraggio ad un'altra persona di questo piccolo paese a venire a stringermi un altro nodo e prima che me ne rendessi conto eravamo già in 11 persone senza riuscire a scambiarci una sola parola ma con l'intento, la volontà di costruire qualcosa assieme. Nel giro di 18 ore abbiamo varato questa piccola zattera che è diventata metafora del concetto che siamo tutti sulla stessa barca. Ci sentiamo parte di un'unica grande comunità all'interno della quale possiamo prendere in prestito o utilizzare servizi e prodotti. 7 ragazzi su 10 si dicono favorevoli alla cosiddetta sharing economy. È la rotta giusta da seguire? Condividere la macchina, condividere le case come con Airbnb. Secondo te potrebbe essere un modo valido per spostarci in una direzione positiva? Secondo me la sostenibilità passa dal ridurre i consumi, perché non c'è plastica più sostenibile della plastica non prodotta. Lo sapete questo, no? Quindi ridurre i consumi è la prima risposta concreta a un bisogno altrettanto concreto di ridurre l'impatto della plastica sul nostro pianeta. Ma ridurre i consumi non vuol dire privarci della possibilità di godere della vita a pieno. Possiamo trovare con la nostra intelligenza, il nostro sapere, le nostre risorse intellettuali e anche economiche, trovare delle modalità e di nuovi, come dire, business model che ci permettono di fare un'esperienza in barca senza possedere la barca. È fenomenale questo, no? Siamo la generazione che l'ha capito prima e meglio delle altre. Ognuno è protagonista del suo viaggio personale, ma tutti condividiamo il pianeta che dà senso a questo viaggio. Collaborare per salvarlo è l'impresa collettiva che almeno noi non possiamo più ritardare.